Esistono 10 segni evidenti e universali che un cane sta per morire. Te li sveliamo in questo video di Animalpedia, così da andare dal veterinario il prima possibile. Mostra un comportamento anomalo. Una delle cose che fanno i cani quando stanno per morire è che con il tempo, nel caso dei cani anziani, diminuiscono il loro livello di attività fisica e a volte smettono anche di voler uscire, così spesso come prima. Possiamo iniziare a osservare problemi comportamentali legati al loro umore, come paure, comportamenti aggressivi o movimenti anomali. I segni vitali sono alterati. Tra i diversi segni che un cane morirà troviamo un'alterazione dei segni vitali, disidratazione, ansimare eccessivamente o una temperatura normale. Non vuole mangiare o bere acqua. L'appetito è un segno inequivocabile che un cane è sano, quindi se il nostro migliore amico inizia a rifiutare la sua alimentazione e anche le sue porzioni preferite di cibo umido, dobbiamo essere sospettosi. Può anche succedere che smetta di bere acqua e dobbiamo quindi costringerlo a idratarsi. Vuole a malapena muoversi. Se vedi il tuo cane letargico in un angolo della casa e mostra tutti i sintomi che abbiamo già elencato, forse il tuo cane è vicino alla morte. Questo è un momento molto delicato, per questo ti consigliamo di offrirgli un luogo confortevole dove riposare e avere un'atmosfera piacevole e dargli molta attenzione. Ha problemi di incontinenza. Soprattutto nei cani anziani, l'incontinenza è un altro dei sintomi più comuni che indicano che un cane sta per morire, sebbene possa essere anche dovuto ad altre cause o fattori. A causa del passare del tempo, i muscoli che circondano il sistema urinario si indeboliscono e con esso si indebolisce anche il controllo del sistema nervoso. Vomita. A questo punto possiamo anche scoprire che il cane non riesce a digerire correttamente il cibo, quindi finisce per vomitare. A sua volta il vomito finirà per portare il cane in uno stato di disidratazione che può metterne a rischio la vita, oltre a renderlo molto debole. Qui sopra vi lasciamo un video in cui vi diciamo i sintomi di un cane malato. Mostra respirazione anomala. Se vediamo che tossisce e respira in modo anomalo, è probabilmente dovuto a uno squilibrio omeostatico nel suo corpo, che può tradursi in un ristagno degli alveoli polmonari a causa del fluido che viene prodotto. Mostra dipendenza. Il comportamento dei cani, prima di morire, si modifica in modo intenso, vorrà più coccole e più attenzione. Di certo non è un comportamento strano. Anzi, ha perfettamente senso, visto che per tutta la sua vita sei stato tu a guidarlo e sei la persona di cui si fida di più. Il colore delle gengive cambia. Un aspetto di cui possiamo essere consapevoli è il colore delle gengive. Se vediamo che il nostro cane ha le gengive grigie o bianche, questo potrebbe essere un sintomo di una malattia sottostante che può portare alla morte. Questa mancanza di pigmentazione è dovuta alla mancanza di sangue negli organi e può essere causata da diversi fattori, tra cui l'anemia, la bassa pressione sanguigna ed emorragia interna. Può avere crisi epilettiche. A causa di un aumento dell'attività elettrica normale nel cervello del nostro cane, possono verificarsi convulsioni. Queste possono essere causate da qualche intossicazione o, per esempio, da tumori cerebrali. Se si trova in questa situazione, vai urgentemente dal veterinario in modo da poterlo aiutare. Se il tuo cane mostra tutti o qualcuno di questi segni, contatta rapidamente il tuo veterinario di fiducia. Sebbene questi sintomi possano indicare che il cane è vicino alla morte, sono anche sintomi di diverse patologie e malattie, quindi soltanto il veterinario potrà determinare di cosa si tratta. La morte del nostro migliore amico peloso è dolorosa. Infatti per noi non è soltanto un animale, ma parte della famiglia. Se vuoi continuare a conoscere la salute del cane e i consigli veterinari, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Alla prossima volta, esperti!